Allora, l'evento è in chiusura, ci sta adesso un piccolo, diciamo, ritrovo, ci sono tutti quanti gli artisti che sono interpellati, le persone sono andate a vedere le opere che sono qui esposte e con Pierpaolo Segneri e Carlo Prinzhofer, perfetto, e traiamo un pochino le, diciamo, qualche conclusione su come è andato questo evento, sulle prospettive che si affacciano per questo movimento che si chiama Movimento, questa associazione di cultura politica che si chiama Il Cantiere. Beh, anzitutto è andata molto bene perché non ci aspettavamo un numero così elevato di persone interessate a questa follia di un esperimento, di fare un laboratorio, quasi fosse un cervello, un pensatoio che sforna idee. La diversità va unita, oggi che tutti si dividono, noi mettiamo insieme le diversità, quindi l'arte e bellezza anche come possibilità per incontrarsi e di esprimere ciascuno le proprie qualità, il proprio talento, chi per l'arte, chi per la musica, chi per la pittura, ognuno, per chi per il teatro, ognuno si ritrova con l'altro a riscoprire la politica nel senso originario, cioè la politica è cultura e cultura è politica e quindi si sta bene insieme. E se è venuta tanta gente, evidentemente c'è una richiesta, una domanda di questo tipo di politica, perché noi abbiamo fatto l'invito dicendo associazione di cultura politica, ormai la politica non c'è più, esiste il potere, quindi la spartizione, le poltrone, tutto quello che riguarda l'affarismo. Ma il punto è proprio questo, cioè riprendere a giocare con alcuni termini, però andando alle radici dei termini, perché sennò si può dire tutto e il contrario di tutto. E noi invece giochiamo come facevano i bambini, perché, 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 perché. Alla fine di tanti perché, forse una qualche possibile risposta magari la troviamo, e magari una qualche possibile risposta condivisa, dato che oggi sono tutte autoreferenziali. Perché? Perché tutti danno risposte, nessuno fa domande e ognuno ha le sue risposte e quindi è inutile fare domande. Noi facciamo il contrario. Stiamo tornando indietro, passo passo, e vediamo chi si diverte con noi a fare questo gioco del perché. In pratica, tanto per dirla in breve, tutti hanno la soluzione del problema, ma nessuno sa qual è il problema. Esattamente, esatto. Questo, esattamente, esatto. Questo. Allora noi pensiamo di metterci insieme. Noi mettiamo in gioco le domande. È ovvio, poi cerchiamo di avere l'ispirazione del metodo, no? Vogliamo, esatto, cercare di lavorare sul metodo, perché se non cambiamo i meccanismi, se i meccanismi restano questi, chiamiamoli del potere, partitocratici, come vogliamo chiamarli, però questa palude, queste sabbie mobili, se non cambiano questi metodi, questi meccanismi, noi avremo sempre gli stessi risultati, anzi andremo sempre peggio. Allora, cambiando i metodi e ragionando sul metodo liberale, unendo anche questo con l'intelligenza collettiva, cioè la capacità di pensare insieme, di scambiare le idee, di avere la possibilità di correggermi se sbaglio, proprio alla Luigi Einaudi, no? Cioè correggere il metodo scientifico, io provo a formulare un'idea, con il dialogo e contraddittorio con l'altro mi accorgo se l'idea si rafforza o va corretta, e dove va corretta la sistemiamo, e pensando insieme abbiamo la possibilità forse di far uscire idee un po' meno banali che se mi metto da solo in una stanza a pensare. Quello serve, ma poi serve l'incontro anche non solo sul web, come questo, succede oggi. Questo fa paura, perché se tu cambi metodo vengono a galla tutte le inefficienze dei metodi passati, e qualcuno potrebbe pensare, ma l'avessero fatta apposta. È un po' come parlare di bellezza, si può parlare di bellezza in molti modi, esclamativo, ma anche di schermo, no? Voi, l'espressione è bellezza viene da bello, pensate però a uno che vuole schernire un altro, gli dice, oh, va bello, ma ancora vuoi fare la politica, perché? Insomma, sono battutine che noi ci diciamo anche tra noi, e quindi forse se gli altri cominciassero a usare questo metodo del perché, 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 ma perché lo fai? Se alla fine dei tanti perché lo fai, si capisce chi guadagna. La bellezza è proprio questo, che essendo tutti diversi, un po' quello che diceva Woody Allen, no? Dice, non vorrei mai appartenere ad un club che accettasse tra i suoi membri uno come me. Ecco, noi siamo così, se vediamo uno che ci assomiglia, abbiamo voglia di essere, come dire, aperti a tutto, e certo questo comporta dei rischi, ma d'altronde forse questo è il motivo per cui non risolviamo le cose, che nessuno vuole assumere più rischi e tutti demandano ad altri la responsabilità di quello che fanno.
Pensiamo solo che l'Italia è diventata un grande, enorme call center in cui ti fanno loro le domande, ma quando tu cerchi una risposta devi andare a un altro numero, devi andare a un altro ufficio, devi andare dovunque dove non ci sia più senso della responsabilità. E questo francamente è fastidioso. E poi l'impegno della politica oggi deve essere quello di restituire all'Italia, all'Europa, la sua memoria, no? Senza memoria non c'è futuro. Allora noi siamo il bel paese, quindi siamo basati sulla bellezza, sull'arte, sul paesaggio. Ecco, se la politica non si assume l'impegno di rilanciare questo, cioè l'Italia anche in una visione europea di cultura, c'è uno storico che diceva la storia umana è il conflitto tra lo scriba e il guerriero. Ecco, questo conflitto, al di là se uno sta con gli scriba o sta con il guerriero, l'importante è che lo scriba e il guerriero a un certo punto si incontrino e comincino a trasformare questo momento storico dando forza alla libertà. E oggi quello che manca è proprio lo spazio di libertà. Dostoevskij diceva che la bellezza è un mistero. Ovviamente, dato che anche la politica è un mistero, forse oggi Dostoevskij cambierebbe posizione rispetto alla bellezza, che è un mistero. Forse ne dovremmo chiarire altri di misteri, per esempio perché il nostro tempo libero deve essere impiegato per fare delle lunghe interminabili file per pagare quello che ci chiedono di pagare invece di venirci lì magari a prendere a casa i soldi, chiedendoci però perché gli servono. Se noi facessimo questo, pagheremmo tutti molto volentieri tutto quello che ci chiedono. Liberiamo il nostro tempo libero. Ecco. Va. Perfetto, allora in bocca al lupo al cantiere. Grazie, grazie.